Cari amici di Elders Life, oggi ho il piacere di presentarvi questa giovane signora, grande tifosa dell'Elas Verona. Ci siamo conosciuti tramite l'amore fraterno di Massimiliano e lei da qualche anno a questa parte si sta mettendo in mostra per questa disciplina che potrei dire quasi ha inventato in toto lei. Cara Virginia Tortella, ben trovata su Elas Life innanzitutto. Ciao, ciao a tutti. Ci racconti tra qualche ora, perché ormai il countdown è già partito, cosa combini quest'anno? Perché insomma siamo a Peschiera del Garda, però raccontaci bene cosa ti sei messo in testa quest'anno. Allora, siamo a Peschiera del Garda, la mia città di residenza, e quest'anno mi sono messa in testa di attraversare il lago per il largo. Avete capito bene? Attraversare il lago per il largo. Il punto più largo del lago di Garda è Padenghe Lazise, e siccome io sono un'esaltata per natura, ho deciso di arrivare anche a Peschiera, che è la mia città di residenza. Perciò farò circa una trentina di chilometri, nuoto a stile rana, questa è la particolarità dell'impresa, e abbiamo chiesto anche la convalida di Guinness World Record, ma lo ritengono troppo folle per poterlo farti montare un record. E allora abbiamo detto non ci interessa, io il lago lo attraverso lo stesso per il largo e poi aggiungo questo pezzettino di 10 km. Per chi non ti conoscesse, facciamo un excursus velocissimo. E tu non sei mai stata un'atleta con la maiuscola, anzi, Neanche senza. hai sempre avuto la fortuna che madre natura ti ha baciato in fronte e fisicamente non hai mai avuto alcun problema. Poi purtroppo c'è stata appunto la prematura scomparsa di Massimiliano, tuo fratello, grandissimo tifoso dell'Hellas, e da lì in te è scattata una scintilla. L'anno scorso hai fatto una grande impresa, che tra poco ci racconterai, e quest'anno la tua impresa ha un fine, secondo me, ancora più nobile, perché vai ad aiutare concretamente la gente che, a differenza tua, lotta sì, ma contro dei mali che non hanno nulla a che vedere con l'acqua. Facciamo un passo indietro, quindi raccontiamo quella dell'anno scorso e andiamo poi nello specifico a vedere quella di quest'anno. L'anno scorso ho fatto la traversata Sirmione-Pacengo a chiusura di un cerchio per la mia famiglia, nel senso che mio fratello Massimiliano, il grande tifoso dell'Hellas insieme a me, perché tutti e due tifosissimi Hellas, aveva fatto questa traversata a 20 anni, lui aveva fatto Pacengo-Sirmione e io non ho mai fatto sport in tutta la mia vita, ho cominciato da quando ho perso lui perché lui invece è sempre stato un grande sportivo. Perciò in memoria sua ho fatto una maratona, quella di New York, e l'anno scorso la traversata del lago, a chiudere un cerchio, a ricordarlo, ma da oggi lo ricorderò solo io nella mia privacy. La traversata che ho deciso di fare subito dopo uscita dall'acqua l'anno scorso è stata ed è in onore di Ornella Giusti, una signora che ha una malattia molto rara che si chiama polimiositite positiva all'anticorpo SRP, e lei è seguita direttamente da Telethon e dal centro WILDM di Verona, il centro per la distrofia muscolare. Perciò abbiamo deciso di creare questo logo che è la rana, e messa su magliette e capellini, e tutto il ricavato della vendita di questi oggetti andranno a Telethon per la ricerca su questa malattia. È chiaro che io controllerò dove andranno i denari. Che è la cosa giusta da Sempre, sottolineare. sì. E chiudiamo dando un appuntamento agli amici di Elders Live o semplici curiosi che vogliono assistere in prima linea a questa tua impresa. Data e orario. Allora, io parto la notte del 14 settembre, cioè la notte di venerdì, credo di partire intorno alle 11, mezzanotte, poi deciderà il lago a che ora farmi partire. E l'arrivo è previsto a Lazise come prima tappa verso le 9:30-10 e a Peschiera come tappa finale e arrivo definitivo verso le 3:30-4. Saranno circa 15, 16, 17 ore di nuoto, dipende da quello che il lago mi regala quel giorno. Grazie Virginia e ovviamente un grosso in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie a te, grazie Alberto.